Il governo ha confermato che non c'è ancora una legge finanziaria e che le loro proposte saranno con noi discusse a fine agosto, primi di settembre, ci dovranno mandare nelle prossime ore alcune date e quindi noi abbiamo colto positivamente il metodo che prima di prendere decisioni di fare delle leggi a stabilità vogliono discutere con le parti sociali e anche col sindacato. Naturalmente noi oggi abbiamo ribadito su molti punti, pensioni, sanità, lavoro, contratti, salario minimo, quello che pensiamo e naturalmente gli abbiamo detto che giudicheremo e valuteremo. Le loro proposte in base a quanto di quello che noi gli abbiamo detto in questi tre incontri verrà accolto e se si apre in quella fase un confronto vero che permetta al sindacato di fare una trattativa e di portare a casa dei risultati per le persone che rappresentiamo. Noi naturalmente oggi abbiamo posto il tema degli investimenti perché creare lavoro vuol dire fare investimenti pubblici e privati. E abbiamo detto che dentro la legge di stabilità questo deve essere il cambiamento vero, far ripartire gli investimenti. Secondo tema è far aumentare i salari, rinnovare i contratti e per far aumentare i salari abbiamo detto che c'è bisogno di ridurre la tassazione e abbiamo anche proposto che nei rinnovi dei contratti pubblici e privati che nei prossimi mesi riguarderanno milioni di persone dovrebbero essere questi aumenti non tassati in modo da aumentare i salari diretti e aumentare anche i consumi. Poi abbiamo chiesto che i contratti nazionali di lavoro diventino lo strumento di tutela minima per tutte le forme di lavoro. Per i riders come per le partite IVE abbiamo detto che non c'è solo la paga oraria, visto che si parla di salario minimo, ma c'è anche la paga complessiva e i diritti generali, cioè la tredicesima, il TFR, la malattia, gli infortuni, la maternità, le maggiorazioni turno. Ecco, per noi i contratti nazionali debbono diventare quello strumento che garantisce i diritti minimi per qualsiasi forma di lavoro. No, oggi no. E il taglio del cuneo fiscale? Abbiamo stato detto che questa è una delle cose che loro vorranno discutere sì. per aumentare i salari. Noi abbiamo ribadito, e lo dico anche qui, una cosa molto precisa. Se vuoi aumentare i salari dei lavoratori, riduci le tasse ai lavoratori. È un po' singolare, no? come concetto è un po' complicato che per aumentare i salari riduco la tassazione alle imprese. Se vuoi aumentare i salari riduci le tasse sui salari dei lavoratori, è più diretta, è più semplice, no? è più chiara. Ed è una cosa che noi abbiamo ribadito. La nostra proposta prevede un aumento delle detrazioni, prevede, e oggi noi l'abbiamo ribadito, una lotta all'evasione fiscale, una lotta al lavoro nero, una lotta alla corruzione.